Mare San Giovanni su Radio Godò, bentornati, questa è sempre E che caso, Alessia Pellegrino con voi e da mercoledì 21 aprile fino al 1 maggio al Parioli di Roma andrà in scena Che disastro di commedia. Tra i protagonisti c'è anche Valerio Di Benedetto a cui do il benvenuto perché è in collegamento con noi di Radio Godò. Ciao, buongiorno Valerio. Buongiorno, buongiorno. Ben arrivato innanzitutto. Grazie, grazie. Ecco. Senti, parliamo direttamente della commedia, Che disastro di commedia, perché si chiama così? Allora, Che disastro di commedia si chiama così perché in realtà è un disastro, cioè la storia di una compagnia amatoriale prova a mettere in scena un giallo alla Agatha Christie, ma qualcosa va storto, cioè molte cose vanno male, però loro sono molto caparbi e decidono comunque di andare avanti nonostante tutto, cioè il loro diktat è The show must go on. E quindi si creano appunto delle incomprensioni e delle gag stile Monty Python, Buster Keaton, che danno appunto allo spettacolo un humor molto inglese, ma molto pungente e soprattutto delirante. Allora, in questo spettacolo, in questa commedia, succede davvero di tutto. Porte che non si aprono, effetti speciali improvvisamente che non girano come dovrebbero girare. Ma la mia domanda è proprio dettata da una curiosità mia personale. Ma tutti gli accadimenti particolari, gli imprevisti, sono realmente imprevisti anche per la compagnia o comunque sono previsti e poi reagite comunque? No, sono tutti studiati al millimetro, anche perché alcuni sono molto pericolosi, quindi se in quel millimetro stai dall'altro millimetro potresti rimetterci una mano, un piede, una testa, oh, la mamma. Vita, quindi diciamo che disastro di commedia è molto pericoloso per noi che lo facciamo, è un carry on ed è un meccanismo perfetto che gira grazie alla sinergia di noi otto in scena, ma soprattutto dei tecnici dietro che muovono la scenografia del nono personaggio che recita con noi. Ma quindi fammi capire, praticamente per fare questo spettacolo avete dovuto allenarvi per mesi e mesi, cioè dovete avere una forma perfetta fisica. Sì, esatto. Infatti poco poco uno diciamo si presenta un po' più rilassato. Non ce la fa, cioè non hai il fiato, non hai il fisico. Io me ne rendo conto su di me che ultimamente mi sto allenando molto e c'è un momento in cui devo sollevare una cosa, una persona e mi rendo conto che adesso lo faccio con una facilità che prima non avevo e soffrivo tantissimo appunto sulle gambe, le ginocchia. Invece adesso vado Va molto, molto meglio. liscio. Sì. Madonna, mi stai facendo venire un'ansia, una preoccupazione per tutti voi che tu non hai idea. Questa è la base con cui ci si approccia a questo spettacolo, cioè lo spettatore in realtà vive la nostra sofferenza, il nostro dramma e la nostra resistenza all'umana sofferenza è poi quel gioco comico che fa ridere lo spettatore. Quindi si crea anche Perché questa sinergia, ma anche una forte empatia con il pubblico che è in sala. assolutamente, c'è una sorta di compassione umana nei confronti di questi poveri otto sciagurati che purtroppo tentano di fare uno spettacolo con tutte le buone intenzioni, ma non è la serata giusta. Che poi lo spettacolo è la prima di questo la prima della messa in scena, Quindi è il sempre tutto, debutto. certo, è proprio il debutto, quindi è ancora più traumatica la situazione in qualche modo. Esatto. Senti, ma può essere considerata, avendo detto che è uno spettacolo messo su da questa compagnia, no? Nel racconto, dico, Sì. che fondamentalmente The Show Must Go On, quindi va avanti nonostante tutto, costi quel che costi, può essere anche considerato un omaggio a tutte quelle realtà proprio che esistono oggi, che arrancano in qualche modo, che non sono le realtà famose e che quindi non hanno un grande budget e nonostante tutto vanno avanti? In realtà questo è proprio l'apoteosi di quelle realtà, cioè questo spettacolo racconta quegli imprevisti e quelle, diciamo, sfide che almeno una volta in scena ti sono successe, però tutte insieme concentrate in un'unica sera. Beh, è veramente imperdibile, secondo me. Guarda, verrò Sì. sicuramente perché mi stai facendo venire una curiosità che non è proprio inspiegabile. Ma si parla di imprevisti, no? Ogni tanto nella Sì. nostra vita capitano degli imprevisti, quantomeno a me sempre, e in particolar modo si concretizzano nella forma del caso umano. Tu Ah hai sì. mai incontrato un caso umano?
Sì, allora io ne ho incontrati tantissimi. E per rimanere, diciamo, in ambito teatrale di disastro di commedia, il mio caso umano è la mia compagna di scena con cui ormai recito e lavoro da quasi 20 anni, Viviana Rolè, che lei interpreta Sandra. E ormai siamo l'uno il caso umano dell'altro, quindi diciamo andiamo avanti così. E ti voglio raccontare questa cosa che fa molto ridere. Quando abbiamo fatto il seguito di questo spettacolo, perché questo spettacolo è un format inglese che ha spopolato in tutto il mondo, questa compagnia amatoriale, dopo aver provato a mettere in scena un giallo all'Agatha Christie, decide di mettere in scena la favola di Peter Pan. Sì, E abbiamo avuto infatti. ospite Alessandro Marverti che ci ha parlato di che disastro di Peter Pan, no? Esatto, del disastro di Peter Pan che abbiamo fatto al Brancaccio a novembre. Sì. E c'è una scena in cui Peter Pan dà la ghianda a Wendy, Sì. interpretata da Viviana. Peter Pan lo faceva Igor Petrotto, che qui fa Charles Haversham, il morto del giallo. Sì. E lei doveva mettere questa ghianda in un sacchetto e poi lanciarlo dietro. Dietro di sé c'era il letto dei fratelli Darling, c'era qualsiasi cosa che poteva essere colpita con una violenza incredibile. Quindi, tipo dalla terza replica, siccome Viviana, che per me è il caso umano più bello che porto nel cuore, ha una coordinazione incredibile, pari a zero, ogni sera io mi mettevo in quinta Sì. e facevo il video. E dietro le scene c'erano altre persone che facevano il video, quindi noi montavamo questo lancio che non si sapeva mai dove sarebbe andato, e un altro attore della compagnia poi imitava la voce di Pizzul e facevamo una teletronaca come se fosse i giochi olimpici. Ma la cosa bella è che quando questa cosa poi è diventata virale nella nostra compagnia, i tecnici hanno giocato su questa cosa e durante una replica è partito l'audio di un gatto colpito da questo sacchetto, che sentivo proprio miagolare, che non c'entrava Fantastico, niente, quindi sì. fantastico. Vabbè, questo però ci suggerisce anche un'altra cosa molto bella che voglio evidenziare, il rapporto che poi si crea con i colleghi, no, gli altri attori e con lo staff che ovviamente in uno spettacolo come Che disastro di Peter Pan e Che disastro di commedia assume ancora più forte l'importanza, tutto l'aspetto tecnico, no, di Sì, coordinazione. assolutamente, assolutamente. Noi senza loro non possiamo andare in scena, cioè questo è evidente, perché non è uno spettacolo di prosa in cui delle persone entrano, dicono delle cose, si siedono, no. Noi entriamo, diciamo delle cose, ma poi succedono delle cose che non ci fanno dire quelle cose come avremmo voluto, oppure ci cadono addosso delle cose che ci impediscono di andare avanti. E dietro, appunto, ci sono questi tecnici che ci permettono di. E permettono allo spettacolo di Di andare. essere così bello. Allora, ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori, da mercoledì 21 aprile fino al 1º maggio al Parioli qui a Roma, che disastro di commedia. Grazie Esatto, da giovedì a domenica con sabato doppia replica, pomeriggio e sera. Grazie Valerio, buona giornata e buona Pasqua a questo punto. a te, auguri a tutti voi. Ciao ciao, Grazie. ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. You're beautiful, that's for sure.